Benvenuti a questa nuova puntata di Dolomiti Turismo. Ci troviamo qui oggi con Luca Dal Poz, direttore di commercio Belluno Dolomiti. Buongiorno. Buongiorno. Volevo innanzitutto chiederle, questo periodo dell'anno è molto intenso il nostro turismo, ovviamente. Le nostre Dolomiti da sempre sono una zona molto frequentata e sono a meta appunto ambita da molti visitatori. In particolare anche quest'anno Cortina è una delle mete più ambite, una delle località più preferite. Eppure, secondo l'elaborazione di Demoscopica, i nostri turisti sono tra quelli che spendono meno. Si parla di una media giornaliera dei 170 euro al giorno. Ci piacerebbe esaminare questo fenomeno anche dal punto di vista del perché il nostro turista spende poco relativamente magari ad altre città italiane. Credo che questa sia una domanda non di facile risposta. Ho letto per sommi campi lo studio e ho notato che comunque la comparazione viene fatta a livello nazionale. Già la comparazione con altre località montane ci dice che comunque siamo abbastanza in linea con questa spesa, anzi, siamo superiori a zone limitrofe che di solito hanno anche la fama di essere posti dove insomma certamente le tariffe non sono basse, dove la nomea è che si paga ogni servizio che viene reso e quindi insomma probabilmente, ma dico probabilmente non avendo avuto modo di approfondire, il turismo montano è sul livello che si colloca in maniera diversa rispetto alle città d'arte o ad altri sistemi turistici che hanno dinamiche diverse dalle nostre. Quindi non andrei a fare una disamina negativa, insomma, totalmente negativa. Sì, si può fare meglio, nel senso che mi piace sempre ripetere che il turismo comunque deve essere esaminato non come un sentimento vago, ma come un ramo dell'economia e come tale deve muovere economia. Per fare questo, quindi, dobbiamo anche cercare di innovare la nostra offerta turistica perché è dimostrato che comunque a fronte di servizi di qualità, l'ospite è disponibile a spendere, naturalmente in maniera che lui ritiene adeguata rispetto al servizio fornito. Quindi la spesa è proporzionale all'offerta e alle tariffe proposte per questa offerta. Dove potrebbe essere disposto a pagare anche di più il turista? In che tipo di servizi, dall'alloggio ai ristoranti? Dove vedete un punto dove si può ancora lavorare magari? Il turismo è una catena. No? E quindi, come ogni catena, deve essere equilibrata. Quindi, è difficile avere un ottimo alloggio e servizi, scadenti o viceversa. Deve essere più o meno equilibrato, quindi dall'offerta dell'alloggio, della ristorazione, di servizi complementari, del commercio. In questo momento, tutto sommato, ci siamo. Poi ricordiamoci un fatto che probabilmente tendiamo a dimenticare. Abbiamo avuto quel momento di rottura forte che è stato il Covid. Il Covid per il turismo è stato proprio un salto Macigno. epocale. E quindi riprendere gli equilibri è sempre molto difficile. Ha permesso a molti però anche di riposizionare la propria offerta turistica. Io ho girato anche in questi periodi molto e ho visto imprenditori che hanno investito sulla propria attività, che quindi danno dei servizi migliori, che danno un'offerta aggiornata e probabilmente dobbiamo cominciare a ragionare anche in termini di offerta complementare, quindi di servizi aggiuntivi, soprattutto legati anche a quello che sono i fattori meteorologici. Il turismo montano è molto dipendente dai fattori meteorologici e quindi rispondo alla classica domanda: cosa faccio se piove? Ma anche cosa faccio nel mio tempo libero? E dare delle possibilità ai nostri ospiti di poter avere un soggiorno ricco, variegato e con delle offerte adeguate alle aspettative dei nostri ospiti. In questo, la montagna, secondo me, risponde a un'esigenza estremamente attuale, quella della sostenibilità.
La domanda che mi faccio, ho scritto anche qualcosa che uscirà prossimamente su questo, è vero, tutti parliamo di sostenibilità, ma quanto siamo disposti a pagare questa sostenibilità? Siamo disposti più a pagare una camera d'albergo, un ristorante anche di pregio, meno per esempio una guida naturalistica, delle persone esperte che ci portino a visitare dei luoghi che non conosciamo, perché beh, la nostra esperienza anche quando noi stessi andiamo in vacanza, no? Ci sembra soldi un po' così, magari non spesi bene. E invece potranno essere quelli che mettono in moto un nuovo ramo di economia, in moto un nuovo ramo di economia legato alla sostenibilità della montagna, della natura in genere, dei nostri paesaggi e di tutto quello che la circonda. Anche perché qua si torna al tema importante del fatto che il turista va educato. Ora si parla spesso anche di overtourism, del fatto di questo sovraffollamento che è positivo a livello anche, diciamo, economico, però è anche un turismo che deve essere educato. Ci piaceva un suo punto di vista rispetto a questa tematica. Ecco, educato è una parola forse, deve essere orientato, orientato, cioè molte volte chi ci viene a trovare, l'ospite, non conosce nemmeno le potenzialità, quindi spetta a noi dargli la possibilità di impiegare il suo tempo, di divertirsi, di conoscere meglio le nostre zone, proponendogli ciò che magari neanche si aspetta certamente di poter vedere le nostre vette, di poter percorrere i sentieri, ma magari alcune parti legate al turismo dell'avventura, al turismo religioso, al turismo culturale, e quindi sono tante piccole nicchie di mercato. Sull'overtourism, ecco, è una parola che ha un'accezione di per sé negativa, no? Mi sembra anche un po' di moda, sinceramente, parlare di overtourism da quando lo si è affrontato relativamente al tema Venezia, soprattutto alla grande città d'arte. Da noi l'overtourism, ecco, mi piacerebbe quasi non parlarne perché può essere legato a singole località, penso l'accesso alle Tre Cime e poco altro. Ci sono delle difficoltà magari di accesso, ma questo è dovuto anche alla conformazione del nostro territorio, ma chiunque sia andato magari in giornata anche alle località della riviera del nostro mare, qualche colonna l'ha trovata, quindi non mi spaventerei. Direi piuttosto che dobbiamo parlare di gestione dei flussi turistici. In Italia siamo ancora legati a agosto come il mese delle ferie. Molto importante sarebbe riuscire a destagionalizzare e quindi spalmare questi flussi su più mesi, e questo avrebbe degli enormi influssi benefici positivi, ad esempio sulla ricerca personale, ad esempio sulla gestione dei costi fissi che le strutture hanno, specialmente se sono di un certo livello. Quindi più che di overtourism parlerei di gestione dei flussi turistici. È possibile, ci stiamo lavorando, ho visto imprese, imprenditori che sono già molto ben consapevoli di questa cosa e sono anche ottimista sul fatto che potremo gestirla in maniera oculata e positiva. Certo, una gestione che poi porta profitto, come diceva, anche agli ristoratori e agli albergatori perché gli dà una continuità e anche un Assolutamente ordine. sì. Qua torno allora a un aspetto che sempre dal punto di vista mediatico è emerso spesso, il fatto che magari anche nei vari ristoranti arrivano una famiglia di 5 persone, però poi si siedono e mangiano magari solo in 3. E quindi diciamo che c'è un po' stata la polemica del costo del piatto bianco, il piatto vuoto, insomma, che però anche dal punto di vista del ristoratore o comunque dell'albergatore che si trova comunque una spesa inferiore anche a livello, un suo punto di vista anche su questo aspetto qua. Anche qui è un tema delicato che riguarda la capacità di spesa. La capacità di spesa dal Covid in poi è stata fortemente erosa. Abbiamo avuto, ricordiamo perché la genesi di questi fenomeni a volte poi va nel dimenticatoio. Il Covid ha portato una crisi in sé del sistema, poi c'è stata la crisi energetica, quindi un fenomeno inflattivo con una perdita di potere d'acquisto, e questo ha portato a essere cauti i consumatori
al di là dell'oggettività del fatto che certo c'è anche la sensazione e la percezione della propria capacità di spesa, che quindi si è ridotta e porta anche a questi fenomeni, tenendo conto appunto che le imprese hanno dei costi fissi e questi vanno gestiti. Dopodiché sono cambiate anche le abitudini, questo è visto come una cosa fattibile. Qualche anno fa era improponibile che un cliente si presentasse, era appunto una famiglia, ma non tutti ordinassero. Ecco, l'avessi fatto io, i miei genitori mi avrebbero ripreso, perché non si fa. Adesso è una cosa accettata, però bisogna anche che il consumatore accetti il fatto che questo possa avere una contropartita, un costo, perché mantenere un'offerta di qualità, diceva un economista, nessun pasto è gratis. Parlando di ristorazione, credo che sia appropriato. La ringrazio molto per la sua disponibilità e ci vedremo alla prossima puntata di Dolomiti Turismo.